Di oggi dica di sì. D'altra parte è una partita difficilissima e i due punti di oggi vorrebbero dire un grande conforto per la domenica 14 col Milan, che potrebbe essere una domenica importantissima per il titolo d'inverno. Intanto Giuliani ripone nella rete i suoi amuleti e il gesto scaramantico sembra funzionare, perché il tiro di rimbalzo di De Napoli finisce alto alla prima insidia. Ma è tutto il Verona che funziona a dovere. Il suo centrocampo con De Agostini, Bruni, Di Gennaro e Galia chiude ogni varco, filtra il gioco dei partenopei in fase di costruzione, riducendone la potenzialità offensiva. Addirittura sfiora il clamoroso risultato il Verona, se Renica non ci mettesse una pezza, come vedete. Cambia partita quando Giordano è costretto ad abbandonare e lui stesso lo confermerà negli spogliatoi. Noi giochiamo così da tantissimo tempo, io sono un punto di riferimento, può essere più o meno importante, però sono sempre un punto di riferimento, specialmente nelle partite casalinghe. Ferlaino forse prevede il peggio e si incupisce. Un po' tutti si danno da fare, da Carnevale a Romano, che compagni Maradona sono quelli che si agitano di più, anche per non consentire agli scaligeri di partire in contropiede con il pericoloso pacione cui tiene bordone Paolino Rossi. I falli ci sono, Magni fischia ma non ammonisce, anzi sorride con sarcasmo quando si protesta. L'unica parata Garella la sfoggia nel primo tempo e poi continua il lungo riposo. Non così Giuliani, impegnato persino dai suoi stessi compagni. In questa occasione, solo ora, le immagini dal basso ci propongono estremi da rigore. La più ghiotta occasione è di Renica, che ha giocato spesso sulla fascia sinistra, sostituito da Ferrario libero. Bagnoli è consapevole che il suo modulo funziona e fa recitare il bis nel secondo tempo. Per la verità cala anche il Napoli e Bianchi recita il mia culpa, richiamando in panchina Sola, andato a rilevare Giordano, propone Muro. Gli azzurri provano con i cross, ma Giuliani è attento e di pugno interviene più di una volta. Ai vari tentativi di accerchiare la difesa gialloblu con azioni aeree si alternano i tiri da lontano, con De Napoli protagonista in assoluto. Niente da fare, il Verone è un blocco di granito che quasi si vede cadere dal cielo la fortunata combinazione di un clamoroso autogol. Le nostre meditazioni negli spogliatoi adesso, a caldo. Ma noi non è che abbiamo fatto drammi, è un punto che fa classifica, ci avessero detto all'inizio del campionato all'undicesima giornata di stare 3 punti avanti alle altre, noi avremmo messo subito la firma. Un pareggio che vi sta bene? Sì, è un punto giusto, pareggio normale, insomma normale. Pensavamo forse che il Napoli fosse un pochino più pericoloso, ha dimostrato di essere una grande squadra a mio avviso, però a parte un paio di conclusioni di Maradona abbastanza pericolose, una di Renica, insomma, non abbiamo corsi grossi rischi, abbiamo contenuto molto la partita, comunque un punto che ci soddisfa. L'aereo sta per decolare, ciao.